Guarda quanti rifiuti ci restituisce il mare. Però l'unione fa la forza, eh? Sarà il caso di fare un video sull'inquinamento? Vieni a dare una mano prima, va. Ricordi, sì, quella passeggiata sulla spiaggia. Mai vista una spiaggia così sporca. Certo che un altro video sull'inquinamento, sai che novità. Sì, ma non è un video sull'inquinamento, è più un video sull'evoluzione etica dell'uomo. Ma è già accesa la telecamera? Sì, è accesa, l'ho accesa prima. Sulla vera evoluzione, quindi? Sì, esatto, ci vuole un'evoluzione etica applicata ad azioni concrete e globali. Allora il nostro protagonista è l'uomo, il suo comportamento nella società. Giusto, sì. Cerchiamo di fare una scaletta degli argomenti che vogliamo affrontare in modo schematico. Dobbiamo porci delle domande. Ma in che direzione stiamo andando? È una vera evoluzione oppure ci adagiamo così tanto da regredire? Bisognerebbe affrontare le problematiche del nostro comportamento. Ossia ciò che ha invertito l'evoluzione in involuzione. Secondo me però dovremmo parlare anche delle enormi possibilità di cui possiamo disporre oggi. Idee eco, innovative, interessanti, fatte da noi, dalle persone che mettono a frutto tecnologie che se realmente applicate fanno la differenza. Beh, per un minuto e mezzo di animazione ci sarà parecchio lavoro da fare. Dovrà essere un'animazione abbastanza minimale, con forme semplici e geometriche, tinte piatte e poche sfumature. Animata in 2D, magari dando profondità agli sfondi su 2-3 piani. Partendo dai bozzetti e dai disegni si potrebbe sviluppare uno storyboard e anche un color script che ci aiuti a calibrare l'impatto emotivo e l'atmosfera delle scene. Lascerei l'animazione 3D al massimo per qualche effetto atmosferico e ambientale. Sì, guarda, secondo me questi sono i punti base per sviluppare questa animazione, che dici? Ancora questa telecamera accesa. Ma dobbiamo girare dietro le quinte o no? Ma io sono un disegnatore, mica un attore. Vera evoluzione unanime per salvaguardare noi stessi, le generazioni future ed il pianeta che ci ospita.